Allora, negli ultimi anni il ruolo della provincia è sicuramente quello di finanziatore dell'opera, di sostenitore dell'opera, però è chiaro che potremmo fare sicuramente di più, però il quadro normativo delle province in questi anni è cambiato molto, per cui si è optato per questa linea di collaborazione con le amministrazioni nel quale si individuano, dopo una serie di bandi, quelle opere che uniscono, diciamo, le problematiche comunali, le intersezioni quindi di strade comunali con quelle provinciali e si va a risolvere dei problemi abbastanza puntuali della viabilità provinciale. Per quanto riguarda questo primo stralcio a Refrontolo, di che tipo è stato e qual è stata l'entità del contributo provinciale? L'amministrazione di Refrontolo è stata molto brava perché è riuscita a portare a casa per questo primo stralcio un finanziamento di 75.000 euro, però diciamo che c'è anche la prosecuzione, perché questa strada va messa in sicurezza anche, diciamo, con un secondo stralcio che è stato presentato questa sera. Per questo secondo, diciamo, intervento ci saranno 250.000 euro a disposizione. Credo che per quello che è l'intensità anche di traffico di questa strada provinciale, dove credo passino sicuramente 20.000 macchine al giorno, sia da parte nostra un bel contributo, però credo che l'apporto dell'amministrazione sia più che fondamentale per risolvere tante problematiche dei cittadini.